cui abbiamo assistito è stato un consiglio comunale in prima sessione, prima seduta martedì, seconda seduta ieri sera, mercoledì, durante il quale, soprattutto nella giornata di martedì, quindi la prima, abbiamo proposto due delibere fondamentali come variazioni di bilancio per poter dar seguito alle operazioni che sono state iniziate già nei mesi passati, negli anni passati, su Venaria e che ovviamente, come nella dinamica naturale di una città, di un'amministrazione, devono proseguire fino all'ultimo giorno, quindi dando poi continuità ancora con il piano triennale delle opere su quello che verrà preso e portato avanti dalle amministrazioni successive. In particolare le due delibere riguardano delle attività che avrebbero dovuto essere portate avanti con forza, perché riguardano dei temi che sono fondamentali, come gli anni passati di questa amministrazione. Facendo il punto sulle manutenzioni, soprattutto delle scuole, avevamo all'attenzione, tramite appunto le variazioni, lavori di ripristino sugli edifici fase 3, che all'interno includono ad esempio le manutenzioni sul Gallo Prai, della scuola materna, che sappiamo avere dei problemi già dalla sua inaugurazione nel 2012, mi pare di ricordare come anno di fine costruzione dei lavori. Per cui si rendeva necessario un intervento per consentire ai ragazzi di frequentare una scuola degna di questo nome, con ambienti che fossero ripristinati al meglio delle loro condizioni. Questa è una, per citarne proprio un esempio molto pratico e tangibile che ci viene sollecitato dalla città e dal territorio. Altri interventi riguardavano i lavori sulla San Francesco, che è una struttura che, come sapete, è stata vandalizzata con un atto che non mi vengono altri termini se non definirlo un atto mafioso di distruzione e di vandalizzazione. Quindi San Francesco avrebbe dovuto essere oggetto di una ricostruzione dell'impianto sportivo, escludendo il calcio e andando invece a sostenere gli sport minori, che sono tanto richiesti in città. Sono tanto richiesti per due motivi: uno, perché all'interno della San Francesco si sarebbe dovuto realizzare un palazzetto dello sport omologato per poter disputare delle partite di campionato sia per il volley che per il basket, liberando le palestre sparse sul territorio all'interno delle scuole che oggi ospitano queste squadre, e rendendo disponibili appunto tutte le palestre periferiche sulle quali stiamo intervenendo come manutenzioni per renderle idonee a svolgere attività, renderle, restituirle al territorio con attività anche verso gli anziani, verso i giovani, quindi andare a soddisfare le altre domande che sono presenti sul territorio. Oltre a questo, nelle variazioni di bilancio abbiamo dei temi caldi: bilancio partecipativo, lo stanziamento per i fondi per il prossimo anno e le attività delle edizioni passate che andavano realizzate quest'anno, manutenzione giochi bimbi che ci vengono sollecitate da molte famiglie, perché sul territorio abbiamo tantissime aree di gioco ma con grosse carenze strutturali di manutenzione e quant'altro. Era il momento per metterci mano. Sulla manutenzione dei giochi bimbi, giusto per darvi evidenza della sensibilità che c'è sul tema, io avevo a disposizione 30.000 euro l'anno scorso per la realizzazione di barriere anti-intrusioni legate alla Gabrielli, quindi a tutte le normative di sicurezza sul territorio, che ho deciso di mia spontanea volontà di sacrificare. È un tema che invece sarebbe molto importante, sono molto importanti per i sindaci, quelli della sicurezza appunto all'interno delle zone turistiche, e dedicarlo alla manutenzione, seppur minima, perché 30.000 euro mi rendo conto che non sono sufficienti a mettere a posto tutte le aree giochi, ma avrei contribuito con questi 30.000 euro a ripristinare una parte almeno di questi giochi distribuiti sul territorio per i vari quartieri. Questo per dirvi l'attenzione che c'è su questi temi. Altri temi che sono all'interno delle variazioni di bilancio sono la manutenzione ad esempio sulla piscina, che da anni lamenta un intervento che deve essere eseguito di perdita sul fondo della vasca, comunque nell'impianto tecnologico della piscina stessa, e compensazioni per gli esercizi commerciali che sono impattati da una riduzione del commercio nell'area interessata dal cantiere del Movicentro. Quindi ci sono interventi oltre alle piste ciclabili di Corso Machiavelli, piste ciclabili legate al bando Vela che abbiamo vinto con il comune di Nole Capofila l'anno scorso. Quindi sono tutta una serie di temi che sono importanti per noi come amministrazione, per la città e per i cittadini. Questi interventi sono chiaramente descritti nelle variazioni di bilancio, quindi
non ci sarebbero dovuti essere motivi né di dubbio né di aree di grigio per andare a interpretare che cosa avremmo, come avremmo investito questi soldi. I punti sono espressamente descritti all'interno delle variazioni, quindi quello che si sarebbe dovuto verificare martedì sera in prima seduta è avere la maggioranza compatta presente a votare questa variazione che avrebbe permesso di dare il via successivamente poi all'estinzione di mutui, che è l'altro tema che abbiamo visto ieri, e l'accensione di nuovi mutui pluriennali per poter finanziare le opere presenti nel triennale, quindi chiaramente conosciute da tutti. Ciò non si è verificato, il capogruppo che è presente non a caso ma in qualità di capogruppo di maggioranza tira le fila di quello che è il lavoro fatto con i consiglieri e con tutti i membri della maggioranza, non ha ricevuto, poi entrerò lui nel dettaglio, non ha ricevuto comunicazioni dell'assenza di questi di queste persone, appunto di consiglieri che erano del Movimento 5 Stelle. A fronte di questa situazione ovviamente io ho reagito. Dopo 4 anni direi che è venuto il momento di non coprire più quello che succede all'interno, si lavora come gruppo, si lavora per un obiettivo comune, gli obiettivi si possono modificare se ragionevolmente sostenuti da ragionamenti condivisi e appunto condivisi e discussi dalla maggioranza stessa. Ciò non è avvenuto e quindi ci siamo ritrovati ad avere 4 consiglieri in meno presenti in consiglio comunale, uno dei quali è il presidente del consiglio, e questo ha fatto ovviamente ha prodotto una reazione a catena dove la figura della venuta meno della maggioranza ricade su tutti quanti i consiglieri presenti in consiglio. Quindi mancanza di sensibilità, mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi consiglieri, ovviamente mancanza di rispetto per il sindaco che rappresenta comunque questa maggioranza e porta avanti le linee guida che sono state, lo ricordo, definite all'interno del programma presentato a inizio mandato, scritto quasi da tutti ma condiviso da tutti sicuramente, non c'era motivo per non presentarsi e votare queste 2 variazioni di bilancio. Ricordo che all'interno della variazione di bilancio, giusto per rendere completo il quadro, un punto si è aggiunto nelle ultime settimane, che era il rifacimento del campo Don Mosso con l'omologa per il Venaria Calcio, cosa che è stata caldamente sostenuta e sospinta da molti consiglieri, tra cui anche i consiglieri che non si sono presentati, dando mandato proprio al sindaco di gestire, anche con le deleghe del bilancio e della parte finanziaria dell'ente, di gestire, di recuperare i fondi per intervenire sul campo, omologarlo a spese del comune e poi definire con la società la retrocessione di un canone annuo per gli anni che mancano come contratto di concessione che è in corso con i Venaria. Questo è stato fatto, è stato anche discusso con i Venaria, avremmo dovuto trovare dei punti di incontro su quelli che sono ovviamente gli affinamenti dei vari temi, ma peccato che gli stessi consiglieri non si sono presentati per sostenere questa iniziativa, quindi rischiando di creare dei danni anche ai 450 bambini, come mi è stato ricordato più volte dagli stessi consiglieri, che avrebbero dovuto continuare a giocare all'interno del campo Don Mosso. Quindi a fronte di questa situazione ovviamente ritengo che l'atteggiamento sia stato a dir poco non professionale, molto grezzo da parte di qualcuno nell'analisi delle problematiche, e a fronte di un'azione di questo genere non può che esserci una controreazione, per il quale prendo atto che si sono mossi in maniera non in linea con i principi del Movimento 5 Stelle di sicuro, e di conseguenza ho richiesto la loro rimozione dal gruppo di maggioranza. Non è stato necessario procedere con tutti gli atti formali perché, come sapete, nella giornata di ieri sono arrivate le 3 dimissioni dei consiglieri Luca Stasi, Rosa Antico e Giovanni Battafarano, e poi ieri sera in Consiglio Comunale si è aggiunta la rinuncia all'incarico, almeno dichiarata, non ancora formalizzata, non mi risulta, del presidente del consigliere Accorsi, che appunto rinuncia alla sua carica da presidente del Consiglio. Prendiamo atto di questa situazione e la maggioranza procederà, il Consiglio Comunale procederà innanzitutto con la surroga nel prossimo Consiglio Comunale di uno dei 3 dimissionari con il consigliere Matteo Bottari, o futuro consigliere Matteo Bottari, che ringrazio fin da ora per il supporto che ci darà, e
avremo una, poi vedremo il consigliere Corsi che cosa deciderà come passaggio al gruppo di misto di minoranza oppure adesione ad altri gruppi di minoranza sempre. Non essendo, essendo meno, quindi questo è credo sia chiaro ed evidente, venendo meno quello che è la possibilità, oltre che tecnicamente per le regole previste all'interno del regolamento, anche per la mancanza di adesione a quelli che sono i principi del movimento e le linee programmatiche nostre. Quindi non passerà certamente all'interno del gruppo misto di maggioranza, dovrà decidere quindi dove ricollocarsi. Credo di aver toccato i punti principali. Ieri sera sono stati dichiarati, tra l'altro, una serie di... Ma credo che il punto fondamentale sia questo, comunque, del discorso dei consiglieri dimissionari. Ieri sera sono state dichiarate una serie di inesattezze dallo stesso consigliere Accorsi, ma poi semmai ci entriamo nel dettaglio perché sminuiscono il lavoro fatto dalla Giunta, fatto dagli assessori, fatto dal sindaco e fatto dai consiglieri che sono comunque la base di tutte le azioni che vengono portate avanti con, vi assicuro, tanti tanti sforzi in ore spese in riunioni dal primo giorno, se non dai mesi precedenti alle elezioni, fino a tarda notte molto spesso, più volte alla settimana e quant'altro. Quindi è chiaro che il riconoscimento va a tutti, lo sforzo è comune, andiamo avanti perché lo dobbiamo alla città che ha votato questo movimento per dare un segno di discontinuità netta rispetto al passato. È una cosa che stiamo facendo perché lavoriamo spesso in silenzio, a testa bassa e su attività che non sono visibili e basta, perché farebbero contenti molti cittadini, come ad esempio tagliare il verde come prata in inglese o che altro, che richiederebbero un dispendio di risorse notevole. Siamo intervenuti in questi anni, e lo sapete, con manutenzioni che hanno evitato la chiusura di scuole o con manutenzioni che hanno permesso la riapertura di scuole che sono stato costretto a chiudere. Parliamo del Banzi, parliamo della Romero, parliamo dell'8 marzo, parliamo di tutte quelle azioni che sono successe dal primo giorno di insediamento che, vi voglio ricordare, è nato con la consegna da parte della Guardia di Finanza di un ordine di chiusura di un piano della scuola materna Banzi. Quindi questo è stato il leitmotiv di questi ultimi 4 anni, gli sforzi ce li abbiamo messi, crediamo che non solo riconoscenza, ma sicuramente riconoscenza è il termine giusto, ma almeno rispetto nei confronti dei ruoli che abbiamo giocato fino ad oggi. Io mi associo a quanto detto dal sindaco sulla situazione globale, mi scuso per la velocità e aggiungo alcune considerazioni che ringrazio e saluto i consiglieri Giovanni Battafarano e Stasi Luca, che hanno sempre fornito un supporto tecnico, professionale, oltre che metodologico e di presenza in tutte le problematiche più complesse, possono essere suggerimenti, consulenze anche tecniche su quanto veniva realizzato. Alla consigliera Antico, riconosco la presenza in questi anni miei di capogruppo, la presenza continua, con un atteggiamento di opposizione e contrarietà che se in certi casi è giusto, in altri casi impedisce al limite delle fasi più costruttive e di mediazione. E quindi questo per il consigliere Accorsi io penso che si troverà più a suo agio, dove penserà di comunque allocarsi, di esprimere le sue potenzialità, che non nello spirito del gruppo di maggioranza 5 Stelle, che richiede a tutte le persone di fare un piccolo passo indietro per l'obiettivo comune da raggiungere. E sono anche contento della tenuta degli altri consiglieri che pur con le difficoltà di lavoro, di allocazione, di abitazione e di salute, hanno sempre tenuto duro sul pezzo. E sono i veri 5 Stelle, hanno sempre perseguito quello che è l'obiettivo generale di dare alla città delle soluzioni che fossero percorribili e per il bene della città. Certamente quanto verrà commentato, sarà commentata la lunga striscia di persone che hanno abbandonato il gruppo consigliare,
nostro Venaria, con esternazioni più o meno gradevoli, allontanandosi. Ecco, io ringrazio invece le persone che hanno tenuto sempre la barra dritta sui temi del conflitto, di quanto ci siamo imposti, senza aver paura. Sindaco, come si riassesta quindi la maggioranza dopo questa spaccatura degli scorsi giorni? Allora, a fronte delle dimissioni di tre consiglieri comunali, noi procederemo con la surroga del consigliere che oggi è ancora nella lista esterna, quindi dovrà essere surrogato, una persona sola. Gli equilibri saranno quindi che avremo 12 persone in maggioranza nel gruppo Movimento 5 Stelle e 11 persone tra gruppo misto di minoranza e gli altri gruppi. 12 a 11, se troveremo modo di lavorare sugli obiettivi condivisi che riguardano sempre l'interesse della città e dei cittadini, io penso che non ci saranno problemi a concludere questi pochi mesi che mancano da qui alla fine del mandato. C'è poi la figura del Presidente del Consiglio. E come ho già anticipato, il Presidente del Consiglio sarà oggetto come figura di valutazione tra i capigruppo, quindi il mio capogruppo di maggioranza, parlando con quegli altri capigruppo, definirà quali sono i potenziali candidati. Immagino che convergeremo su una figura professionalmente adeguata e riconosciuta da un punto di vista anche di correttezza e di professionalità. Una giunta che continuerà a lavorare per mantenere le promesse del bilancio. Come sempre, come fatto in questi 4 anni, quindi dall'inizio, una giunta che lavora per mantenere le promesse e sui lavori che sono stati presentati ai cittadini in campagna elettorale e inclusi nel nostro programma elettorale, quindi fino all'ultimo giorno, indipendentemente che sia la scadenza naturale del mandato o oggi stesso, lavoreremo sempre in questa direzione. Nonostante siate stati accusati di assenza sul territorio. Vabbè, queste le accuse vengono fatte per screditare le persone. Ho ricevuto più attestati di vicinanza in questi giorni che non in 4 anni passati, per cui le persone sanno esattamente in città come si muovono le dinamiche politiche, chi sono i politici che sono seduti ancora sui banchi soprattutto dell'opposizione, quindi non credo che ci siano grandi parole da aggiungere. Che cosa c'è in bilancio? In bilancio, in votazione, è stata portata in bilancio 2 variazioni di bilancio in particolare. Una legata a dei lavori che devono essere fatti sulla città, come le valutazioni ambientali sulle piante, la San Francesco che deve essere ripreso come progetto e messo in pista, i lavori sulla fase 3 della manutenzione degli edifici, all'interno del quale abbiamo la scuola materna Gallo Prail che necessita di un intervento urgente, e ci sono altri interventi sempre indirizzati per in maniera trasparente, si possono prendere dalla lista degli interventi scritti nella delibera stessa.